stiamo aspettando Simone Lanciotti, l'amico di Pici. È in ritardo, manca un minuto alla chiusura del peso. Se non arriva verrà squalificato, perché qua non siamo alle sagre, quindi vediamo se arriva. Ma 30 minuti esatti è arrivato. Manuel ha preso il computer prima che si parte il 31. Sono 30 e tutto legale. Tutto legale, nessuno sta violando le regole. Simone, lui è un caro amico nostro, eppure avete rischiato la squalifica. Per poco, Simo, eh? Ragazzi, quello che ha fatto Mario non si può raccontare perché veramente è da galera. No, un attimino. È caruso. Oggi gli tirano una patente. 3.000 euro di ammenda sicuro. Dai, ti sei pantaloncini. Vuoi dirti le scarpe? Allora, sono le mutande? Allora, che bell'uomo. Simo, ce l'ha fatta, è in categoria. Mica troppo. Ho segnato 74-85. Allora, Simo è 74-85. È in categoria. Quindi, non rientra nella mia 74. E Niki, si può fare un favoritismo per questo caso? Nessun favoritismo, purtroppo. Con un amico nostro, cazzo. Allora, maggior ragione. Cioè, qua non possiamo neanche per un chilo favorire un amico. Simo potrà gareggiare, ovviamente si farà la sua prestazione, ma non rientrerà in classifica. Quindi dovesse vincere l'assoluto, non lo vincerà. Questo è... Quindi comunque la gara la farai, però con te stesso. Vabbè, bella gloria allora. Speriamo che non fosse in forma. Salve a tutti amici, benvenuti alla prima edizione della Military Cup con il nostro co-socio influencer Marco PT. Sì, in persona, carne e ossa. Contento di questa edizione, Marco? Sì, patrocinatore e agonista, gareggerò anch'io. E anche io gareggio. Alla Venerante, ma tu non sei neanche un concorrente per me, siamo. No, nel senso che siamo in due categorie diverse. Ah, ok, non perché non abbia un valore. No, sicuramente è un grande valore, al mercato dei pegni vai fortissimo. Mostriamo intanto l'attrezzatura. Silver Bullet, regolabile per le altezze, bilanciere 30 mm, sponsor ovviamente Ife Slee come sempre e ovviamente Power Gear e codice sconto... non mi ricordo... ah sì, giusto, 264. Lì è la zona di scaldamento, gli atleti si stanno scaldando per la meno 74, abbiamo tutta la compagine streaming, tutti attrezzati, qua si fanno cose a livello alto, non siamo alle festicciole di paese. Poi c'è il pubblico che non paga, è qui a assistere allo spettacolo. Marco, cosa ne dici? Bella organizzazione, eh? Sono entusiasta, l'organizzazione funziona. Poi dividiamo i proventi degli iscritti. Sì, eh? Sì. Tanti uguali. Come al solito tornerò a casa a secco, non mi darà un cazzo. L'organizzazione è veramente precisa. Gli enti che patrocinano questo evento sono affidabili. Marco, Accademia Italiana della Sbronza, Street Lifting Italia. Lo sai che abbiamo appena interrotto? Abbiamo appena squalificato Simone, l'amico di Pici. Eh beh, arriva pesante, vaci però, piano con l'ambrusco. Sai, siamo i capi, però siamo comunque come andiamo noi, no? Tu che ne pensi? No, io sarò imparziale. Io intendo stare alle regole e garantire. Quindi Simone non gareggia? No, può gareggiare per marcare la sua misura, però purtroppo ha dichiarato un peso suo personale di categoria che non ha saputo rispettare. Quindi gareggerà squalificato, come il peggior preso all'antidoping. Vabbè, un outsider. Preso all'antidoping. Un outsider. Adesso inizia la gara e vediamo un po' di riscaldamento. Questa è l'area riscaldamento, abbiamo tutti i rack Silver Bullet, guardate che roba, 10.000 euro di attrezzatura ragazzi, dischi regolamentari, alcuni sono colorati, altri no perché fa un po' street diciamo, no? Andiamo dai decchi. Andiamo ai decchi nella regia. Buongiorno. Buongiorno. Mi sento molto a disagio, ma lo cosa ci fai con quel fallo giallo? C'era anche rosa e ho scelto giallo perché... Quindi per le strategie come le powerlifting, no? Uno mette il bigliettino, può fare il cambio all'ultimo minuto? Cambia all'ultimo minuto e cambi sulla terza entrata con la quarta chiamata, essendo una single lift vale tutto. Ed è divertente così, soprattutto quando puoi cambiare l'ultima chiamata, per esempio. Beh. Ogni riferimento è puramente casuale. Chiaro. Vai Matteo, vediamo l'ingaggio, presa corta, ginocchia dritte, facili, ottimo incastro. Prova valida. Marco, ma ti sei messo a fare il commentatore? Vabbè, certo. Quindi stai commentando la gara? Sì. Ti pagano? Come no, certo. Vabbè, ti lascio allora. Quando hai bisogno, mi trovi qua. Perfetto. Aspetta i comandi, eh?
Simo, allora, cioè, oggi è una maratona, non avevi il singlet, non avevi la maglietta, sei venuto in canotta, sei... non metti manco le scarpe, sei squalificato. John Wick, abbiamo fatto una corsa contro il tempo per arrivare fino a qua. Va bene, guarda, però partecipo per la gloria, alla fine ci sono arrivato 600 km per venire fin qua, quindi alla fine dai. Ma 90 erano facili. Sì, ma sono venuto lì proprio, ma nemmeno pensavo a spingere sul peso, che cazzo sto facendo, perché ormai stavo con la condizione fuori gara, quindi... Però, perché vabbè. Non ti metti la mia cinta? Ah, ecco, ok. E magari possiamo fare 102 in terza. Ma io non so, cioè questa è la prima volta che indosso una cinta, quindi ragazzi... È la prima volta che gareggia, secondo me, perché non sa manco le regole qua, ufficiali. Ok, mo devi aspettare che Simone Lanciò ti chiama, non andare giù a fare video con Gaggi, che poi devi correre. Ma che ne sapevo io? Cioè, adesso lo sai, con calmati, la prima prova l'hai fatta, sei in gara, ok? Squalificato, ma almeno non sei squalificato due volte. Ecco. Cazzo, col microfono rosa, per dicendo che siamo gay, porco. Vai. Essere pronto in pedana Lanciò. Vai Simo, comandi. Fermoli. No, prova nulla. Nulla perché hai fatto su e giù, hai mollato. È nulla perché quando sei salito hai avuto un cedimento e sei risalito, okay? E quindi l'alzata non può tornare indietro, deve solo salire. Puoi fermarti ma non puoi scendere e tornare su. Okay. Quindi è nulla. Adesso chiamiamo 100 e portiamo a casa questi. Vabbè, dai. La cinta la si dà bene? Un po' di supporto in bilico? Sì, dai, ci sta la cinta, dai, non è male. Che cazzo ne siamo quelli? Per questo non basta essere forti, bisogna essere validi. Vai, 100 kg voglio, perché un cazzo sei squalificato, non c'è niente da perdere ormai, hai toccato il fondo, puoi solo risalire ora. Stringi i tricipiti, non permettere al bilanciere di farti cedere, niente nulli, Dai! Comandi! Via! Duro! Porca puttana, porco boia! I comandi! Alzata nulla per Lanciò. Sei partito in anticipo! Simo, che è successo? Allora, che è successo? In pratica sono andato in pedana, non ho sentito il via, ho sentito Domingo che mi fa comandi, io avevo capito che era quello il comando del... No, comandi è ricordo di comandi! Io pensavo comandi, vai, tipo quando i militari, comandi, cazzo! Cioè, oggi non c'eri né col peso né con la testa, proprio! Vale, guarda, proprio! Sì, questo... perché sono uscito dal mood gara, quindi ho fatto bel cazzo... Questo, ragazzi, dimostrazione che in pedana si va per fare esperienza, non quando si è forti, perché, vedi, non basta essere forti, bisogna essere validi, avere l'esperienza di arrivare al peso, in tempo... Nella categoria giusta, con il riscaldamento giusto. Sono fortunati gli altri però, sono fortunati. Quindi, come sempre, prima gara si paga una tassa, lui ha pagato una tassa molto calda, sì, molto alta. Tanto che ero pure fuori gara, quindi va bene. Ora, l'amico suo ovviamente imparerà da questa esperienza e ti sei sacrificato per lui. C'è la tassa foliante in questa gara. Va bene. Vabbè, lo accetto. Comunque 100 l'hai chiuso. Però l'ho chiuso, quindi l'ho chiuso. Vabbè, poi comunque più forte rimane il tuo. Esatto. Sì, fuori... Due categorie. Vi ricordate Alessandro Gelosi? Il ragazzo è venuto a casa mia a fare una volta una live su Twitch. Il primo calistenico nel canale di Domenico. Vero. Oggi gareggia Military Cup, categoria meno 83. Contro di me gareggia. Certo, ti fa il culo però. Vediamo. Intanto fa 85 belli esplosivi. Vediamo. Il problema qui non è solamente essere forti, ma essere validi. Hai visto parecchi nulli. Certo. Quindi i comandi sono start, giù e poi puoi appoggiare quando vuoi, ok? Non c'è il comando per le braccia tese? Cioè, arrivi su e aspetti giù, ok? Se ti sbilanci... È nulla, se scendi e sali è nulla. Certo. Simone è stato polverizzato oggi ed era più forte, quindi non conta essere forte. Almeno non quindi fai un'entrata che sia sicura, così sei in gara. Sì. Aspetta, dove vai? Vieni qua, puoi entrare finché non ti chiamano. No, non sei squalificato, adesso puoi entrare. Mi raccomando, comandi! Start e giù! Vai, fermo lì! Vedi di onorare la mia cintura, Oggi pensi di fare 93? Sì. In seconda, poi che fai in terza? Oggi perché mi sento carico. Terza, massimo 97. Ma questo lo vedremo nel tuo canale, però, ovviamente. Ricaricato 93 kg per gli Altaro, bilanciere pronto. Vai, serra, fermo lì! No, cazzo!
Vai, ce l'avevi però, bravo, c'hai margine. Oh, grande. Vai, vai, testa sotto, testa sotto. Fermo, fermo lì! Grande, grande! Grande, mo scopettiamo sul centro e vinciamo! Vai! Testa sotto! Serra, serra! Grande! 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 Si è appena conclusa la meno 83 con Gaggi che è arrivato secondo, Alegello terzo, tutti con 96 kg, però lui era più leggero, quindi era sopra. Abbiamo cercato... 95. No, 96, e se no era sotto di te. Lui ti ha chiamato apposta per stare... Ma infatti io volevo chiederti, ma te da che parte stai? Ma io dovevo seguire tutti e due. Io non speravo neanche che facesse 90, lui stava facendo fuori gara, eh. Tu avevi sperato due prove. Quindi rischiare troppo in alto eri al limite. Però 97 ce l'avevo, cioè i 96 sono. Se facevi 97 probabilmente vincevi la gara, però non sapevo. No, perché quello era più pesante se non sbaglio Marzaroni. Ma il primo. Ha passato 97. Allora, avrebbe messo 98 comunque per il culo. No, non era più. Vabbè, comunque avrebbe messo 98. Io avrei messo 97 comunque, perché sei stato te a consigliare il 96, io avrei sarei rimasto nella. Sì, ma non sapevamo lui a quanto sarebbe sceso, capito? Sì. In ogni modo, con la strategia che si fa anche del powerlifting, ha fatto portare due medaglie a questi signori. Bravo, bello. Era meglio il primo posto. Eh? Era meglio il primo posto. Se falliva vinceva lui, poi il secondo, ma... Ma perché non hai dichiarato 100? Perché io ultimamente la video non andava pochissimo, cioè... Sì, ma era molto nulli, cioè andava sbilanciato, eh. Cioè 100 non li aveva oggi. E no, per come ho fatto i 96? Se facevi 100 come hai fatto i 93, i 95 li tirava nulli, sì. Rischioso. Tutta queste traiettorie però, cioè, fai un attimo la traiettoria un secondo... Sì, sì. Dicevi più margine già, c'avevi proprio più margine. Ma secondo il tuo punto di vista, vedere anche la velocità in cui abbiamo spinto, a 100 potevamo fare o... Per me tu potevi provarla, lui prendeva il nullo secondo me. No, dai, complimenti sì. Comunque, bello, poi c'è la premiazione. Grazie ancora, bello. Grazie Tom. È stato interessante questa seconda gara che arrivo sul podio, grazie a Tom. È vero, ti ho seguito anche quella della FIPE, sì. È vero. Adesso è la prova peso per la mia gara, perché anch'io gareggio. Meno 93, Phil si peserà con me, ma gareggia nella più 93. Simone è arrivato in ritardo, ora all'inizio della gara alle 15. Il peso è dalle 13 fino alle 2:30. Si dà un'ora e mezza per pesare in modo che se qualcuno fosse sopra, può avere un'ora e mezza per smaltire col caldo di fuori, per una corsetta. Però se ti presenti all'ultimo minuto e sei pure fuori, insomma non è molto geniale, no? Secondo me infatti non è colpa mia. È mancanza di rispetto per gli organizzatori, per chi ti ha portato fino a qui. È colpa di Caruso. Sì, io do la colpa a lui, perché è lui che mi ha. Io potevo svegliarmi prima, vabbè quello dopo non. Sì, la colpa mia se non sono svegliato prima, correre magari. La sua bilancia però dava 73, quindi. Era rotta, sì, è tutto sfalsato. E che posso dire? Meglio. No, la prossima volta sicuramente sarà gestita diversamente, certo, da parte mia, certo. Magari cioè, mi organizzerò anche con altri mezzi, cioè, sì, a meno che Caruso non si sveglia prima. Diciamo che eri il più forte della gara, ma... Da poi di tutte e due le categorie mi sa sia... Sì, vincevi la 83 senza problemi. Cioè tu bastava che eri 83 e vincevi. E pesando 74, quindi eri comunque leggero. Si è ascoltato anche il giudice. Pensa se lui non fa bene e fai pure l'assoluto. Ma aspetta, allora, fermo, però c'è da dire una cosa. Se al pubblico fossero state date un po' delle regole, perché io ho sentito sul video, cioè un vai è stato dato e io ti ho spinto, quindi ho messo un bel pubblico. Se chiamato, hanno detto start fino adesso. Tu non è che arriva uno, vai e vai. Vabbè, ma io sento vai e vado. Nessuno ha avuto problemi, solo tu che sei... Vabbè, eri già in crisi, ci vabbè, sta. Sì, già che ero fuori gara, sì, però vabbè. Comandi, vai. Comandi, poi domingo che mi aveva caricato, sto pensando, poi con la mia, cioè c'è tutta una cosa. Vabbè. Adesso vedrete la mia gara e anche la fine dell'evento. Poi Picci uscirà in un video a parte contro Marco PT. Signori, buongiorno. Allora, prima ci pesiamo, poi facciamo il controllo attrezzatura. Allora, altezza 11, le sbarre non servono. Posto così, no? Entrata mettiamo 80. Avendo dato il
singlet a fill, li devo scaldare così, li devo seguire due ragazzi, fare il video su YouTube e fare anche la mia gara. Come sempre, devo fare tutto. Il scaldamento non esiste, partiamo con 70. Allora, ho fatto 50, 70, 75, poi entra 80 kg. Sto ancora in abiti civili perché sto aspettando che finiscano la gara, perché la P93 inizia prima della 93. Devo cambiarmi al volo, per li potevi passare, la crisi del tuo sudore. Ho dovuto dare tutto a tutti oggi, mi hanno spremuto e vediamo cosa rimane in pelato. Perché sei un vero atleta, ci tiene anche agli altri, mica da tutti. Ah, cintura. Sto a fare tutto fare oggi. Apri lui. Tocca a me adesso. Attualmente sono ultimo in classifica, sono il più scarso, ma l'importante è partecipare, no? Pensavo di essere più leggero in realtà, ma ce n'è uno di 86. Adesso provo a applicare i consigli di Marco di guardare sopra. Guarda il bilanciere. Guardo il bilanciere. Segui il bilanciere con gli occhi. Sì. Quando passi lo sticking point, allinei. Seguimi pure tu con gli occhi. Ma non mi trovo benissimo, guarda sopra. 90 kg, ultima prova. Non so se chiudo perché sono al limite. Non l'ho mai allenato questi due mesi. Però se riesco a farli non è male considerando tutto. Io voglio la testa di Bidini. Voglio la sua testa. Tu adesso vai in pedana, fai 90 che sei più leggero. Guarda il bilanciere. Perché lui ha fatto in terza 90? Ma lascia stare, è fatto in seconda. Guarda il bilanciere, guardati l'uccello. Guarda quello che vuoi, ma chiudimi 90 kg che ce li hai. Vabbè che sei leggero, quel cazzo che vuoi. Lavora con i tricipiti, assettati in qualche modo e tieni il bilanciere dritto in alto. Ci provo Marco, come dice Stallone, io ci provo. Dai. Dai Mingo, tricipiti e occhi su bilanciere. Bilanciere pronto, pedana, spogliato. Un pochino. Sì, ho triticato ma non sono sceso. Niente, paglia, un rossino ma paglia. Ho fatto il mio PR a questo peso corporeo, 90 kg. E ho chiuso la gara ultimo. Come si vede, sono ultimo in classifica. Nonostante tutto, gareggio e non mi faccio problemi. Se non mi faccio problemi io, non ti fai problemi neanche tu. E sei rimasto a casa a guardare. Perché chi sale in pedana ha sempre ragione. Chi sale in pedana ha sempre anche ragione. Anche se fai cagare, mai sale ragione. Allora, dai. È anche bello confrontarsi, è anche bello combattere, anche sapendo di essere massacrati. Certo. Rocky Balboa in Rocky 6, mi disse Poli a Rocky, gli disse ci vuole coraggio per andare a 60 anni sul ring a farsi bombare di cartoni. Poi oggi mi sono fatto un mazzo per tutti, tra fotocamera. Mazzo per tutti, fotocamera. Un bel jig singlet. Sì. C'ho più la voce neanche. Vote zero. Stanco. Comunque ho 9 bianchi, li hai presi No, ho preso un rosso qui. Rosso qua. 2 bianchi. 8 bianchi su 9. Scapolo d'oro, donne, fatevi sotto questo qua. Non aspetta altro che farsi in da una No, taglia. Io ho fatto il passacarte, il facchino, il fattorino, il vestito, l'abbigliamento, ho gareggiato anche, ho fatto il video, ho dovuto guidare i videocamere, prendere Marco che ogni tanto si fa fare uno spritz durante una prova. Ma chi? Ha fatto Potevo fare da ubriaco forse? Sì Marco, sì, okay, tu, ho bevuto allora. Ah, ecco.
Allora, Idecchi, com'è andata questa prima edizione? Dai, dici. È stancante, è la prima gara che faccio quasi da solo, nel senso che ho la mia troupe, però mi manca giustamente, come sapete, Chiara, che di solito sta al computer e si smazza quello che ho fatto io oggi. Chiara? Quindi, sì, Chiara. No, abbiamo sentito la mancanza, comunque. Però è stata una prova, comunque, che mentalmente mi ha distrutto come se avessi gareggiato. Quanti iscritti? Quanti iscritti alla fine? Sono 54-53, non vorrei sbagliarmi, sono meno abbastanza di un mese, poco. Non è male. In meno di un mese, quindi ringrazio assolutamente sicuramente voi che avete fatto la pubblicità maggiore, ma credo potermi permettere di dire che la gente è venuta sapendo che voi sponsorizzavate comunque un evento con una certa tipo di serietà e conduzione, che è quello che penso di aver dimostrato. Uno mi ha chiesto come mai non ci sono le categorie d'età. Non c'erano categorie d'età perché effettivamente poi avevo paura anch'io e non mi aspettavo di avere tutta questa Marco gente. Marco ci è rimasto male. Marco ci è rimasto male, mi dispiace, verrà la prossima. Una medaglia saranno... anche lui. No, veramente, non mi aspettavo di fare la Coppa del Nonno. Quasi 55 persone. L'unico alla fine. E tra l'altro, non l'unico, perché c'è stato anche un sub junior del 2005-2006 che ha fatto il punteggio della Madonna. Buono. Vuol dire che un ragazzino di 16 anni si è presentato qua a fare una gara così da solo, con non ho visto neanche i genitori. Quindi anche lui magari è rimasto offeso. Ovviamente non è stata una scelta dovuta al rimasto fatto offeso a Rezzonico. Numeri... Devo rimanerci offeso. Ne faremo altre di edizioni? Assolutamente sì. Quando? Faremo un'altra, perché alla fine mi è piaciuta anche molto, un'alzata che mi piace. È divertente, molto, è divertente. Molto semplice, anche fluida. Molto semplice, fluida, secondo me molto bella da vedere per il pubblico. Sì. Io ho visto il pubblico fervente, sì, quando è a volte... È di forza, non puoi dire l'arco, non l'arco. Esatto, perché... a volte alcune categorie sono un po' meno, invece oggi ho visto un'affluenza assidua tutto il giorno e così è stato anche su YouTube. Le donne non l'ho seguito, come andate? Sono andate molto bene, hanno fatto dei carichi super eccessivi, la sono giocata sui 50 kg in 4-5. Ho visto. E tra l'altro quella che ha vinto la categoria la 69 era una Master 1 con 44 anni, quindi cioè, è venuta davvero rispetto. Gente agli estremi, ma bella alzata tra l'altro, non da poco, quindi secondo me è una che ci lavora parecchio eccetera, e vorrei ringraziare soprattutto, che non l'ho mai fatto perché magari è sempre in secondo piano, Simone Soriano, che è il nostro streamer, avete visto un passaggio grande di qualità, soprattutto Marco che commentava, esatto, ma anche il poter vedere Marco che commenta è tutto grazie a Simone, un sogno che volevano in FPL molti, sì, vorrebbero delle persone che intrattengano come magari fa Ado ogni tanto che chiama te eccetera, non c'è, esatto, però è un intrattenitore, per cui la gara te la guardi più volentieri quando c'è qualcuno che intrattiene in un certo modo, no? Come sempre, se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale anche della SLI, che ha trasmesso tutto lo streaming nel canale Street Lifting Italy. Street Lifting Italy, yes, al canale di Marco, al canale di Domingo, vi ho rubato anche lui la parte di finale e ci hai rubato anche un'altra cosa. Cosa? Beh, voglio dire, no? Soldi, non, è, non si fa nulla per nulla oggi. Siamo dividere in tre, Idecchi. Ma mi dispiace. Marco, da domani facciamo con un altro la gara. No, ma ci sono abituato, tranquillo. Marco, dovremmo tagliare la tua parte per me, come sai, io non posso tornare a casa. Vabbè, possiamo sempre pisciare nel serbatoio della Mastaco, dovrebbe andare lo stesso, no? No, ora 108 anni per la Mustang, campione. Colpisce o non va. Va bene, allora Marco, tu chiudi le porte, lui non esce. Ok. Lo blindiamo io dentro. Lo trattengo. Lo blindiamo dentro, tu lo intrattieni. Phil, vieni un po' qua. Phil. Vieni. Phil, venga. Dottor Fiala, sei proprio in qui. Picci, che cazzo sei? Vieni qua. Lui non vuole pagarci. Non vuole pagarci? Cazzo, in mezzo. 3,93 così non so se ne esco. Io c'ho Jad però, col Brazilian è forte. Dani Orso, Dani Orso dalla nostra parte, non scappi. Dani Orso. No, lui non paga Domingo. Lui non paga, e non paga neanche me. Non ha pagato tre soldi, anche se non paga Domingo. No, sono salvo. Qui ci sta dalla mia parte. Sì, sì. Domingo c'ha i soldi, anche se non lo paga. Vabbè, un saluto alla prossima edizione. Grazie. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico un RM.